Ecco, adesso l'atleta, in questo caso Akhabibdu, dopo aver fatto il tradizionale saluto, dice il nome del kata che andrà a eseguire. In questo caso è Jushosho. Quanti tipi di kata possono essere eseguiti? Cioè, diciamo, ovviamente in questa rappresentazione un atleta sceglie una forma di kata, però in senso generale su che tipo di base può scegliere? Su kata, tutti i kata superiori che vengono stabiliti nel programma della manifestazione stessa. Io avevo detto Goju Shosho, ma questo è Goju Shodai. È un kata ancora superiore, per cui abbiamo ancora difficoltà ancora più grandi. È un'atleta estremamente dinamica, potente, esplosiva, molto migliorata dall'anno scorso a quest'anno. Anche qui vuol dire tante tante ore di preparazione, tante ore di sacrificio, tante ore di palestra. Ecco, un aspetto infatti particolarmente importante. Questi atleti per raggiungere i massimi livelli devono allenarsi praticamente tutti i giorni per parecchie ore, quindi sono professionisti a tutti gli effetti da questo punto di vista. Sì, professionisti sì, perché ormai anche nel karate siamo arrivati a un livello di preparazione è talmente, non dico esasperata, ma talmente pignola, talmente particolare, si limita a tutti i minimi particolari, anche perché le altre.